lo pubblico su YouTube, non le chiedo, se vuole dirmi chi è così non mi dispiace, ma faccio vedere una cosa banalissima. Tra l'altro questo è molto particolare, molto carino. Provo io? O prova lei? Provo io. Prova lei. I protocolli, sono abituato. Comunque ha degli occhiali da Olimpiadi, eh? No, mi dava batteria regolare e poi aveva bloccato tutto, cioè è andato via, si è fermato l'ABS. Sì, perché quando rimane senza batteria c'è troppo di errori. No, siamo partiti dall'inizio che non dava più il climatizzatore. Poi ho voluto... Che è successo? Ha già visto? Ah, ok. Vede che è quello che c'è. Vede lì la puleggia che si è rotta. Vede la puleggia laggiù, sì. Giusta. Quella è la puleggia dei servizi. Uh-huh. Perciò non fa girare l'alternatore, in automatico l'alternatore non ricarica più la batteria. Perciò la batteria quando arriva a essere esaurita la lascia piedi. Quindi cosa faccio? Lei l'officina dove ce l'ha? Aspetti, io l'officina di solito è questa qua. Spero che non sia chiusa per ferie. Tra l'altro non ho il telefonino loro. Ah, è a... lo sa dov'è, sì. Sei di Reggio, sa dov'è. Allora, Porta San Pietro. È a Porta San Pietro. Appena dopo. Quindi prudenzialmente dice che è meglio che la porti a loro. Sì. Ok. Vabbè. Tanto adesso in moto, fin là ci arrivo. Ah, ecco, perfetto. Beh, al massimo mi segue. Ah, non è lontana, eh. Mi dice via Emilio Ospizio. Sì, sì, certo. È il problema che io adesso mi ha girato le foto, un incidente da sé. Ah, ecco perché stava. È per quello che era il telefono. Oh, facciamo una roba. Lei di dov'è? No, io abito a 6,5 km a Foviolo, fra Foviolo e Canalini. Ok. Io provo, comunque il consiglio di portare, cioè non... La macchina va in officina perché okay. La puleggia purtroppo è strappata. Uh-huh. La puleggia è strappata e ricaricare non ricarica. Adesso, io adesso ho spento quello, vede? Io non so dove riesce ad arrivare con l'auto. Mm-hmm. Ho paura che la lasci per strada. Ho paura. Perciò tra i due forse è meglio qua ferma che sulla via Emilia o un tangenziale. No, ma provo a andare. Vado per la via Emilia intanto. Come vuole. Nella peggiore ipotesi ritorna, non può. No, deve rifare tutto l'iter. Sì, rifaccio l'iter, spero sia ancora gratis. Sì, aspetta che io intanto compilo. Beh, me la lascia accesa intanto, no? Non cambia. La macchina accesa. No, non la ricarica. Mi ha detto che l'ha spento. Sì, ma adesso io con quello accendo, adesso. Però cambia poco, dice. Beh, sono 6-7 km, Forse sono sì 7-8, ma. Lo so che è peggio, però. Come si chiama? Me lo riveda? Quale film? Vai, grazie. Allora. Ma è possibile che si sia staccata per colpa delle buche? Questo non ve lo può dire. Quindi non è un problema di batteria. No, il problema di batteria è dovuto alla puleggia che si è rotta. Ho sentito un rumore mentre andavo, due volte. È stata la puleggia che è caduta. Dice che non sono le buche, Vabbè. Con l'esperienza che ha lei mi fido delle sue sensazioni, ma direi di no, le buche. No, perché ci ho già rimesso tre gomme in non tanti anni con le buche. Mi fa un grande regalo, caro Valentino. Quante ore lavora in un giorno? 8-9.
Devo dire, io ho onestà intellettuale, quando l'intervento viene fatto rapidamente bene, lo riconosco. Anni fa... Io come nominativo ho Zagnoli, Vanni. Sì, sì, certo. Sì. Perché scrive già nessun danno arrecato dal soccorso. Prossimo. Scherzo, scherzo. Via Berneri, 2 barra 1. Esatto. Volevo addebitarli dei, come dire, dei costi non su, non vostri. Purtroppo succede. Ah, beh, ma glielo dico apposta perché, perché so che la... È una qui. Ma boh, insomma, allora, spero che mi tenga fin là. Questa è la mia. Questa è una sua copia. E questa anche. Ecco, se non ci fossero le Olimpiadi, se la macchina reggesse, la seguirei a, a filmare l'incidente di Arceto. Ma spero nulla di... Ma è un po' in mezzo al campo. Quanto costa questa... questo caricatore? Qua no, verrà un paio di centinaia di euro. Bene, ma come fa che è sceso? Eravamo a 100. È sceso comunque? No, no, lì è mio, questo è la mia, è il mio voltaggio. Ah, mi scusi, avevo capito il contrario. Avevo capito il contrario. E sentivo tra l'altro un rumore strano qualche volta, sarà stata la puleggia che stava per rompersi. Vabbè, speriamo non siano in ferie. Quanti anni sono che fa questo lavoro, Valentino? 3 anni, quasi 4. Quanti anni ha? Io ho 40. Prima cosa faceva? Sempre fatto l'autista. L'autista? Sì. Ma è appassionato, cioè è esperto di... Sì. Quanti interventi ha fatto? A parte 3 anni non sono così finti. In un giorno quanti interventi ha fatto al massimo? Ah, beh, arriviamo anche 15-20 al giorno. Arriviamo. In un turno? Tutti fatti da lei? Sì. Allora, ho preso l'autostrada, tutto. A me piace scherzare sempre nei video racconti quando sono di buon umore, raramente. Quante donne ci hanno provato con lei? Poche. Che ha soccorso? Qualcuna sì. Nessuno. Ma è sicuro? Allora intanto grazie, poi se lo vuol vedere io mi chiamo Vanni Zagnoli.it, su YouTube troverà dei racconti anche, no alcuni, ce n'è uno che ha avuto molte visualizzazioni con un uomo, non mi ricordo più di che nazione, ma sicuramente africano, e se mi tira giù questo mi fa un regalo che sono bravissimo, e ho paura di romperlo, grazie di cuore, grazie, buon lavoro. Quando finisce il turno? E quando hai iniziato? Stasera alle 7. Ah, quindi 12 ore di... 12 ore stasera, sì. Quindi... Per ibilità, perché se non arriva niente vado a casa. No, certo, certo. Però... Quindi dorme a casa? Sì. Grazie. E ogni tanto, lo sapete, raccontiamo tutto questo. Va bene.